nel 1 contro 1, eppure eravamo insieme come parente all'Atalanta 7-1, fu sembra passato un secolo, l'ultima bella partita dell'Inter. Salve a tutti ragazzi, mancano. Quanto manca Simba? Tra l'altro la squadra che ha fatto il campionato Due minuti, Simba era anche quella più partita, sono tutti i coglioni, che l'ennesimo strazio della stagione. Dai, vai Simbetto, vai. Guardando il bicchiere mezzo pieno famoso di Pioli, oggi direi che abbiamo salvato il Genova, così sono contenti. Due punti nelle ultime 7 partite, comunque adesso dire che sono mercenari, quello che volete. Stiamo qua sempre a ripetere le solite cose. Questi qua erano quelli che volevano andare a finire nel sesto posto, si vede. Cosa vi devo dire questa partita qua? Partitaccia come al solito. Quello che ha detto D'Ambrosio, lo sappiamo tutti. Qui non è più che segno di mercenari. Questi qua abbiamo staccato la spina, sembrava una partita da Scapoli contro Ammogliati. Ognuno che va per i cazzi suoi, questa parte del rigore sbagliato. Condobbia ha deciso finalmente di togliersi dai coglioni, si è preso il rosso, finalmente. Così è in vacanza, vendetelo, portatelo a Marsiglia, portatelo a Monaco. Fate il cazzo, abbasso la voce, tanto non pareggerà anche più l'Inter. Ha deciso di farsi buttare fuori, bene così. Così, uno in meno. Gabigol, manco con la squadra in vacanza lo fa giocare. Fa i cambi a 10 dalla, a 15 dalla fine. Questo ha messo Palacio e Gabigol, ha tolto Eder e Icardi. Icardi ha fatto schifo. Ma una punta centrale solo abbiamo, anche se a me non piace. Lascialo. E Eder e Candreva hanno, cioè sì, scusate, Perisic e Candreva hanno l'immunità. Poi Candreva ha sbagliato pure il rigore. Visto che Crotone oggi sta vincendo a Pescara, l'Empoli vince, il Genova vince, ormai sono quasi salvi il Genova perché 7 punti. Insomma, disastro dopo disastro. Insomma. Abbiamo visto anche settimana con D'Ambrosio, le sue dichiarazioni. Ecco che la partita è finita, quindi 2 punti in 7 partite. Pure Pescara, Palermo ha fatto più di noi, andiamoci incontro di dove siamo arrivati. Sinceramente i cinesi cominciano a rompermi un po' le palline anche loro, perché questo rinnovo di ausilio dovevano aspettare 2 minutini, non potevano farlo così sto rinnovo. Mamma, speriamo che veramente adesso non so chi arrivi, chi non arriva, Simeone, Spalletti, Conte. Ma qui prima di allenatore, giocatore, bisogna rifare la società. Non c'è la società, non c'è il dirigente, non si capisce un cazzo. Quindi è inutile che adesso parliamo di mercenari, che sono pellati, si sa. Poi se c'è, cioè, non è che ogni settimana diciamo dire le stesse cose, qui sembra una comica, siamo una comica. Anche il Genoa che sono una squadra di merda, sono una squadra di merda, però avevano un minimo di gioco, un'idea, anche se poi sono pellai i giocatori, sanno, cioè, più o meno cosa sono. No, non abbiamo, si fa improvvisazione. Questo è quello che poi c'è. Questi qua hanno fatto il ritiro che hanno fatto, ma ci hanno preso per il culo allora, ma c'è, cioè, questo qua mi dicevano i coglioni, hanno fatto un ritiro per cosa? Per giocare così, per fare queste figure di merda, mamma mia, ragazzi. E comunque mi è venuta veramente la dissenteria di questa partita qua. Io c'avevo l'eczema, guarda che qua, mi grattavo, cioè una roba. Siamo inguardabili, ma siamo inguardabili. Ma uno va in paranoia. Io mi stavo addormentando con il Consimba qua. Oh, ma che partita è? Ma hai visto una roba del genere? Boh. E quindi cosa vi devo dire di speciale? Niente, c'è poco da dire, cioè c'è solo da sperare che spengano l'interruttore e si ricominciasse la nuova stagione, perché qua siamo veramente al ridicolo per quelli che sta, cioè, poi mi dispiace, c'è la gente che sta male, tutti che si infoglia, cazzo mi infogliate a fare ragazzi, ma la stagione è andata, non fatevi sangue amaro, speriamo che qualcuno porti consiglio a zio Zhang, perché io questo rinnovo di ausilio mi fa pensare che questi qua forse, cioè forse, no, io un'azienda che fattura 57 miliardi di euro l'anno, se prendono l'Inter poi sotto impulso governativo, dovrebbero avere un piano di sviluppo. Perché il piano di sviluppo è quello di incrementare il loro brand, di espandersi, ma per espandersi hanno bisogno dell'Inter per vendere, per fare delle cose. Quindi l'Inter sarebbe il motore, la locomotiva del loro treno. Però, rinnovando ausilio, comincio ad avere qualche dubbio, ma hanno veramente questi qua un piano di sviluppo o così viva il parroco? Ah, perché qua insomma siamo messi maluccio, eh? Siamo messi quanti oggi i giocatori, cioè non c'è nessuno da salvare, nessuno da bocciare, tutti hanno fatto schifo, tutti. Ecco.
Fiorentina ha pareggiato con Bernardeschi, e quindi siamo a pari punti, e poi Milan gioca con la Roma, comunque abbiamo il sesto posto, è andato, là, non c'è, non c'è, tanto per andare, così, poi con i giocatori che bisogna comprare, con la storia dei giocatori, con le 30 milioni, bisogna mettere, se metti uno di 30, deve prendere uno che arriva a 30, quindi non serve un cazzo andarci, quindi boh, dai, lasciamo perdere. Uno scandalo, c'è poco da dire. Adesso Pioli, a meno che non è che mi spara minchiata ancora, ma poi comunque Pioli, adesso non è solo colpa di Pioli, Pioli forse con De Vore è anche uno dei meno stati, poi è andato anche lui, mi è andato in bambola, con dei, anche oggi i cambi sono allucinanti. Togli Eder, che è l'unica punta che abbiamo, mettere Palacio, togli Candreva, togli Perisic, quella gente lì che non serve un cazzo. Comunque dai, questo è quanto che c'è da dire. Una roba così che non va bene. Simba, dormi, guarda. Simba, basta. Il gatto, si è nato in paranoia il gatto. L'altra volta si è bevuto la birra e oggi è nato in paranoia. Quindi voi non so neanche cosa, che cazzo di video faccio a fare, che non serve un cazzo a fare. Cosa dobbiamo dire su queste cose, che si fa schifo tutto, cioè, boh, facciamo... Speriamo che comunque Zio Zhang, boh, si illumini di immenso, facci qualcosa per farci stare meglio, che qua non va bene per niente. Sì. Questo rinnovo di Ausilio, poi, boh. Quanto alla partita c'è poco da dire, uno peggio dell'altro, cosa deve dire? Stare a insultare Nagatomo, Condobbia, Gagliardini, sì, Gagliardini pure lui c'è. Dopo Condobbia abbiamo Gagliardobbia, perché questo qua pure sembra il cugino di Condobbia, vabbè che non è, cioè lui, il povero non può niente, però è la partita che fa schifo pure lui. Oggi mi sembrava veramente il cugino della Pantegana, comunque, è quello con meno responsabilità, diciamo, dai. Se no, c'è da sentire un velo pietoso su tutto, perché ma io mi sto ridendo, mi viene da ridere, cioè cosa devo fare, cioè, niente, ma c'è niente da dire, cioè boh, ma rido per non piangere, che devo fare, cioè mica mi devo, cioè la vita continua, si lavora, si fa le solite cose, cioè mica perché sei comodo devo fare sangue amaro anche voi, eh? L'unica cosa che dovete capire, come ho sempre detto, è di smettere di idiotare questi deficienti qua. Icardi, ci facciamo gli hashtag, basta, ti fate la maglia che è quello che conta, il resto non conta niente. Postile alla finale, abbiamo visto che la curva si è incazzata, ma boh, si incazza sempre. Quindi ci sarà contestazione, penso, settimana prossima e vai, basta. Conte gioca con Dobbia, ha preso il rosso, così se ne va in vacanza, a fuori dei coglioni. Non lo vediamo più, speriamo che lo vendano, ma a chi lo vendi questo qua? Chi che mette 20 milioni per un pellaio di questo tipo qua? Madonna. E poi l'unica cosa che mi fa incazzare è che sto Gavigol anche oggi l'abbiamo visto. Cioè, questo qua prendi uno a 30 milioni, ha giocato 87 più 17, cioè 104 minuti ha giocato sto ragazzo in 9 mesi. Non è che quando è arrivato faceva il minchia, un po' quello era vero, però dopo, cioè, dopo 9 mesi che qua, ha capito. Poi lo metti dentro oggi, cioè non c'era anche voglia, secondo me, questo qua di giocare. Dice della fine, ma dai, insomma, dai. Quindi vabbè ragazzi, dai, è andata. Incalzarsi non serve a niente. Io spero di avere delle buone notizie a fronte allenatori, insomma, Conte, che vi piaccia o no, che Juventino no, è quello che ci verrebbe, che attaccherebbe il muro. Simeone pure, però Simeone è un gioco che a me non piace, troppo difensivista, e poi vediamo l'Inter, insomma, adesso vediamo, ma qua c'è tutto da rifare qua. Chiaro che non si possono vendere 20 giocatori, però c'è veramente poco da cui ripartire, c'è solo un imbarazzo, lo non so. Da chi si può ripartire, da chi non si può ripartire. Sicuramente che il rinnovo di Ausilio mi fa pensare molto male questa cosa qua, vabbè. Quindi dai, ti fate sempre la squadra, poi faremo un video a freddo, tanto così a caldo che cosa bisogna dire? Cioè, incassarsi ora non serve a niente, ragazzi. Questo è quanto. Fanno schifo. In parte solo a non ti fare più sui giocatori, ti fate la maglia e basta. Solo la maglia conta, i giocatori basta, tutti li hai visto, perché si qua giocano alla cazzo. Questi qua alla 29esima giornata hanno detto basta, qui non andiamo più in Champions, sono in vacanza. Con Dobbia ha preso il rosso, non so neanche perché, sbagliamo il rigore, manda a fanculo l'altro, si fa buttare fuori, meno che va in vacanza, non lo vediamo. Sei contento, via, sei contento. Comunque, 2 punti, 7 partite, bella media. Bene. Quindi questo è quanto. Adesso non guardo neanche le interviste, ho fatto questo video qua perché si doveva fare. Mi sono più che altro divertito, mi viene da ridere perché uno cosa devi dire, dai.
una roba così, una roba inguardabile. È tutto l'anno che è così comunque. Quando vi facevate le pugnette per 7 vittorie, rendetevi conto che questo qua è il campionato peggiore degli ultimi 20 anni. Noi siamo settimi e pari punti con la Fiorentina. Cioè, le 7 vittorie che abbiamo fatto le hanno fatte tutte, vi rendete conto? No. E c'era gente che si esaltava, Champions League, robe, ma dai. Quando vi dicevamo che la squadra non andava bene, non è che uno si mette. Se le partite le vedete, il calcio, capite il calcio, vedete che i giocatori sono sopravvalutati, che non sono giocatori da grossa squadra, posso fare delle cose ogni tanto, ma non sono giocatori da Inter, dai. E tutti si esaltavano, e quando gli dicevi, quando tu cercavi di spiegare, argomentavi, ti prendevi pure dei deficienti, ti facevi pure insultare dalla gente. Alla fine, però, guarda caso, tutti il resto dicono la stessa cosa. Però dite adesso, io lo dicevo, io, Alt, Luigi, Mario, Jonathan, cioè tutti lo diciamo queste cose qua. Ma noi, e noi la squadra la si tifa comunque, quando gioca ti tifi la squadra. Però è evidente che era evidente che la squadra non ci aveva gioco, era evidente che i giocatori erano sopravvalutati. E io ancora l'altro giorno mi sono beccato a Live Inter, la trasmissione di Borrelli, la gente che mi diceva prendiamo due tre difensori invece Icardi e ce la giochiamo. Ma con cazzo ce la giochiamo con chi? Con Dobia che sti qua? Ma ragazzi, ma veramente, ma le partite di calcio le vedete o no? Capite quello che passa in campo o no? Cioè, vedete quello che succede in campo o no? Con Dobia vogliono giocare. Brozovic, questa gente qua. Ah, dai, è una roba pazzesca, allucinante, dai. Dunque, tifate sempre la maglia. Fate due cose se volete. Lasciate un commento, mettete pollice in su. Se volete abbonarvi al canale, interessa critico, rifatelo al gruppo. E poi dai, basta, solo delusione e rassegnazione. La prossima, ciao a tutti. Anche da Simbetto che è collassato. Lui, tanto, ha fatto talmente schifo che se l'è dormita. Ciao a tutti.